il sindaco se l'ha mai visto? De poco. Poco. Secondo lei perché il famoso dirigente delle Ferrovie dello Stato, adesso di Finmeccanica, si mette ad amministrare una cittadina come Pompeo? Ma non ci sta quasi mai. Ma l'ha amministrata bene o male? Non mi fa parlare, se no. Mal, bene o male? La sincera verità è da qui da 11 anni, cioè io non lo conosco di persona, ho visto che comunque qui ci viene molto raramente. Ha mai visto per strada, passeggiando? Ma una volta al bar, buongiorno, buonasera, tutto qui, cioè non è che lo conosco. Di solito il sabato so che è venuto qualche volta, che è stato presente. I cittadini sono soddisfatti di questi 10 anni di gestione? Naturalmente c'è chi è contro, però in termini umani, per esempio, non è una persona socievole, ma non per qualche modo, perché motivo particolare, ma perché è preso dai suoi impegni che sono molto più grandi che amministrare un piccolo paese. Lui è una persona boschiva, non è che si mette a fare le commarelle con le persone. Gli ha dato un buon fastidio alla gente, questo fatto di questo distacco, no? Fa sempre per gli affari suoi. Pensi che sono tanti anni che c'è casa a Pompeo, io non sapevo nemmeno che stava qua. Lui è riuscito a coniugare i due ruoli, sindaco e dirigente? Ha troppi impegni di lavoro, cioè il lavoro suo è troppo impegnato per stare dietro a un paese. La presenza poi alla fine è questa, che sa i problemi reali del paese, che può importare che l'autobus passa un giorno sì, un giorno no. Dirigenti, manager di un certo livello, gli resta pure più semplice amministrare un posto. I paesi così piccoli, di 300 abitanti, 400 abitanti. Se si cerca Moretti come sindaco, si trova? Si trova. Il sabato quando c'è il consiglio, quando è, ma si trova. L'opposizione non è che frequenta, c'è una residenza, però non è che frequentano Pompeo assiduamente. A domenica mattina. A Salisano c'hanno un sindaco che sta sempre in mezzo ai paesani, sempre. Non sarebbe meglio avere un sindaco al 100% che si occupa di una cittadina? Infatti sì, adesso che ci sono le amministrative, insomma qualche cosa, visto che ci sono anche le comunali, che qualcosa insomma esca fuori, perché... Lei lo rivoterebbe Moretti se si ricandidasse? Sinceramente no. Intanto non si presenta più, non è che... Per me lui è l'unico che ha fatto qualcosa per il paese. Non l'ho votato, no? Però per me ha fatto più dell'altri. Io a Volante sono solito che so anni. Non ci va da anni? No, non ci vado, manco mu. Non vuole più sapere? No, mi pare sempre uguale a me. Che se avete un super dirigente che amministra questa cittadina? Per me non è cambiato niente. Chi l'ha fatto fare a Moretti di candidarsi? Chi gliel'ha chiesto? La vecchia amministrazione. Se fosse un paesetto così piccolo, viene uno e ti dice amministrazione delegato di Ferrovie, voteresti? Ci vorresti come sindaco? Io sì. È stata una scelta giusta? Ma poteva essere una scelta giusta? Sì? Se visto e considerato come dove si trova lui, poteva fare qualcosa in più. Cittadina lo ha preso. La gente ne parla male perché si aspettava che il sindaco facesse passare Ferrovie a Pompeo. Glielo dico io. O tutti a lavorare Ferrovie. E adesso questo nuovo incarico a Finmeccanica? Ma prenderà di più. Che effetto vi fa avere un sindaco che guadagna tutti questi soldi? Mi fa impressione sì, ma io dico che ce fa con tutti questi soldi. Bello, e noi ne prendiamo manco 9.000 euro l'anno, appena di una pensioncella di 500 euro. Quindi dovrebbero guadagnare di meno questi dirigenti? E non solo lui, purtroppo. Come sindaco di Pompeo non si è mai preso una lira, l'ha messo a disposizione della popolazione, quindi. Evidentemente se l'hanno cercato è perché vale. Ma i risultati ottenuti con Ferrovie dello Stato penso che siano notevoli. Andare a Roma a Milano con 2 ore fa molto comodo. E Roma Rieti invece quando ci impieghi? Roma Rieti io ci 40 minuti con la macchina, con l'auto lasciamo perdere. Il treno però? Il treno non c'è. Allora, siccome questo è un paese, siccome che ci sarà le elezioni, cioè c'è chi porta una lista e quindi ragiona in un modo e fare un modo, c'è chi le porta un altro e fare un altro modo. Chi gli va contro continuerà a dire che comunque ha fatto male, non ha mai fatto niente, eccetera, eccetera, chi invece un po' l'appoggia e dirà che è sempre stato una specie di dio in terra, e chi è neutro ti dice che ha fatto bene, però magari poteva fare un po' di più. Le prossime elezioni chi voterete? Ah, io mi moglie.
Penso, non lo so, poi devo decidere perché no. Ah, quindi ti candidi? Sì, sono in lista con la vecchia amministrazione. Quindi con il vice segretario. La, qual è la lista avversa? Silvana Forniti. Quindi le donne soppiantano Moretti. Quindi saranno anche ai vertici dell'amministrazione, si presume.